Cari amici di Cani e Gatti e Compagnia, benvenuti. Questa sera siamo in diretta con la puntata con un argomento veramente molto interessante, perché questa sera parleremo di alimentazione e malattie nel cane e nel gatto. Tutto questo insieme al dottor Alessandro Prota. Salve dottore, grazie per essere qui in nostra compagnia. Grazie a voi. Lei è esperto in medicina integrata veterinaria. È stato già ospite qui nei nostri studi. Sì. Ha fatto di nuovo un bel viaggio per arrivare da Napoli fino a noi, ma sicuramente la tematica è davvero molto importante, ci teniamo a affrontarla nel modo più chiaro e facile anche da comprendere per i nostri telespettatori. Perché? Perché dobbiamo dire che è vero che la vita di cani e gatti sicuramente negli ultimi anni si è particolarmente allungata, però chiunque di noi può aver notato che gli animali stessi si ammalano di malattie molto simili a quelle che abbiamo noi. E a volte forse in tutto questo non riusciamo mai a fare un collegamento, a capire che la causa di molte di queste patologie forse si potrebbe anche ritrovare nell'alimentazione. Dottore, però facciamo prima un passo indietro, perché lei è laureato con il massimo dei voti presso l'Università di Veterinaria di Di Napoli, Napoli. sì. Cos'è successo poi? Come mai la sua strada poi ha preso, forse ha fatto una curva, una deviazione rispetto al percorso tradizionale? Beh, io ho iniziato con un grosso entusiasmo, come tutti quanti all'inizio, ovviamente, questo grosso entusiasmo e soprattutto avevo una grossa passione per la chirurgia, quindi andai così a fare esperienze un po' in giro, sia in Svizzera che a Vienna. Aprì un ambulatorio, tornai a Napoli, quindi ho aperto un ambulatorio, l'ho fatto questo per 20 anni, forse qualcosa in più. Dopodiché mi interessavo soprattutto di chirurgia, quindi facevo anche il freelance, andavo un po' in giro, un po' in tutta Italia. Però c'era qualcosa che non mi dava quella soddisfazione, in quanto mi domandavo spesso come mai tutte queste patologie, soprattutto mi rifacevo un po' l'animale in natura, no? Vedevo che ne so, un lupo, una volpe, e mi facevo una comparazione, com'è possibile, per esempio, che delle patologie così come un diabete, una cataratta oppure una rottura di un crociato avvenissero nei cani nostri che vengono poi curati, no? Con la massima attenzione, mentre in natura questo magari non avveniva. Allora mi sono posto il perché delle malattie, ho voluto fare una ricerca personale, perché ovviamente ho dovuto studiare tante specializzazioni, soprattutto la medicina quantistica, la medicina funzionale. Sono andato alla ricerca soprattutto della ragione della malattia, no? Il perché di questa malattia. E ho visto che tanti comportamenti che io facevo nell'ambito ambulatoriale erano sbagliati, iniziando dall'alimentazione. Io mi affidavo alle case produttrici che mi venivano i rappresentanti e quindi davo il croccantino di ultima generazione, il farmaco di ultima generazione, ma non ero soddisfatto di questo, perché vedevo che comunque io mettevo delle toppe, cioè andavo diciamo, a bloccare il sintomo, ma poi alla fine la malattia si ripresentava. Ero alla ricerca del perché della malattia. Quindi come possiamo definire il suo tipo di cura? Possiamo dare una definizione e spiegarla ai nostri telespettatori? Allora, diciamo che il mio percorso è un percorso in cui ho iniziato a fare una medicina tradizionale veterinaria, soprattutto mi sono, diciamo, se vogliamo, sviluppato le malattie anche dal punto di vista chirurgico, oltre che medico. Da lì poi sono andato alla ricerca di nuove diciamo, metodi di valutazione e di terapia con dei rimedi, ecco, attraverso la medicina integrata, cioè qualcosa che integrasse la terapia tradizionale con quella di alcuni rimedi di terapie cosiddette biologiche, no? Cioè terapie che rispettassero un pochino più la fisiologia della cellula, no? E andassero a vedere un po' l'organismo a 360 gradi, quello che un po' manca nella medicina. È una medicina oggi troppo settoriale, troppo specializzata. Magari il medico studia solo quell'organo senza tenere presente di tutto l'organismo, che l'organismo non è solo alimentazione, è anche psiche, diciamo, vita di relazione, tutto influisce sull'attività cellulare. Ecco, se noi pensiamo al cane, il cane alle origini si è avvicinato all'uomo perché mangiava, diciamo, gli scarti, no, Certo. dell'alimentazione umana.
Negli ultimi anni, per semplificare, siamo passati al cibo secco, sì, sia nel cane che per il gatto ovviamente stiamo parlando. Anche se nell'ultimo periodo c'è da dire che le persone forse si sono anche un po' allontanate dal cibo secco per passare da un'alimentazione più naturale. Un'alimentazione che però forse non è corretta al 100%. Però partiamo prima dal cibo secco per capire se effettivamente può essere un buon alimento per il cane o se invece non lo è proprio. Sì. Il croccantino, facendo un attimo per un passo indietro, sempre parlando del mio percorso, se noi ci rendiamo conto un attimino della gestione di un cane e di un gatto, perché molto spesso quando si va in televisione si dice oggi i nostri cani se la vivono molto meglio rispetto a 20-30 anni fa, vivono più a lungo, ma in effetti se la vita si è allungata, però la qualità di vita è scadente, cioè oggi un soggetto già a 7-8 anni già incomincia ad avere molte problematiche. In effetti i grossi problemi non incominciano dall'inizio, ma incominciano già dopo 2, 3, 4, a volte 5, 6 anni. Il problema non è solo nel cibo, a volte anche delle vaccinazioni, un programma vaccinale magari mal portato avanti, oppure magari pensiamo alla tossicità che un soggetto deve essere sottoposto nell'arco di un anno. Per esempio, voi state in una zona dove c'è la filare, quindi già da marzo fino a fine, diciamo, ottobre il soggetto deve essere sottoposto a una terapia con ivermectina, cioè sostanze comunque antiparassitarie. Quello poi va aggiunto l'antiparassitario addosso e in più va aggiunto questo piano vaccinale che molto spesso si continua, purtroppo ancora oggi, diciamo. Sappiamo che i vaccini devono essere fatti secondo una metodologia, cioè bisogna fare in primis una ricerca anticorpale per vedere se deve essere o meno vaccinato. Ma però in alcune realtà purtroppo si continua a vaccinare annualmente. Quindi tra antiparassitario, metalli pesanti dei vaccini, alimentazione mal gestita, veramente i nostri soggetti a quattro zampe se la passano male, se vogliamo. Quindi veniamo a questo cibo secco. Allora, il cibo secco, il problema dell'alimentazione secca, diciamo, dell'estrusione, ecco, l'estrusione consiste nel sottoporre questa miscela, che è praticamente una miscela di farine, dobbiamo sempre considerare che sono delle farine. Ora, la fonte di queste farine è un grosso punto interrogativo, perché molto spesso nemmeno noi operatori possiamo sapere l'affidabilità di queste farine e la provenienza di queste farine. Molte farine vengono anche dall'estero, quindi non sappiamo l'origine di queste farine, non sappiamo nemmeno la qualità di queste farine. Comunque sono farine che poi vengono sottoposte ad alte temperature, perché per fare l'estrusione bisogna superare anche i 140 gradi. Che cosa significa? Quando viene fatta questa miscela, che consiste non solo nella farina di cane, ma ci sono anche degli amidi. L'amido, quando viene sottoposto a una temperatura che supera i 140 gradi, produce una sostanza che si chiama acrilamide, che è uno dei punti critici del cibo industriale, la presenza di questa acrilamide, oltre a un eccesso di carboidrati che purtroppo continua ad esserci. Ci sono molte aziende, soprattutto quelle maggiormente pubblicizzate nel settore veterinario, che continuano ad avere una percentuale di amido, quindi di carboidrati, alta. Questa percentuale di carboidrati alta è una delle tante cause della criticità industriale, ma non solo quella. Le micotossine, si è sentito parlare tempo fa attraverso la trasmissione di Rai 3, ovviamente è un argomento importante, perché c'è una soglia di queste micotossine che è diversa da quella che c'è in umana, perché noi parliamo comunque di farine di uso zootecnico, dove in alcune diciamo, realtà, che non, magari non sarà in Italia, magari all'estero, in America, già c'è una soglia superiore. Quindi noi rischiamo di importare magari delle farine che c'è una certa percentuale di queste micotossine, che sono le sostanze potenzialmente cancerogene, oltre a tutta una serie di problemi. Inoltre, la presenza di metalli pesanti, anche questi possono essere presenti negli alimenti, oltre che nei vaccini, l'alluminio e il mercurio è presente anche nei vaccini. La qualità di queste proteine, è importante stabilire che le proteine devono essere di una qualità eccellente per essere biodisponibili. Cioè, a noi interessa che la proteina non deve essere solo quella scritta nella percentuale, che ci interessa relativamente. Noi dobbiamo sapere che quegli amminoacidi entrano nel meccanismo cellulare, quindi la qualità deve essere eccellente. Il problema dell'amido, quando si parla di grain free, molta gente pensa che passando al grain free
è molto più sicuro perché togli di mezzo il grano e quindi togli di mezzo una problematica grossa che è quella del grano, perché ovviamente il glutine crea un po' di problemi. Ma quando parliamo di green free, molto spesso c'è un'abbondanza di amido, nelle farine, come potrebbe essere la farina di patata, la farina di piselli, cioè dei legumi, che vanno non solo a aumentare la quota di amido, ma possono essere presenti anche una certa quantità di queste lectine. Le lectine praticamente sono un involucro, cioè quello che sta nell'involucro di un seme, che serve in natura per evitare che l'animale lo mangia, perché altrimenti se lo mangia l'animale, quella pianta non può riprodursi. Allora la natura ha predisposto la presenza di queste lectine proprio per difendersi dall'animale. Ovviamente questa sostanza, quando viene ingerita, crea non pochi problemi. In umana, come nel resto, a volte io posso prescrivere, per esempio, delle lenticchie, per esempio, i soggetti oncologici, per evitare di dare la carne, e a volte do delle proteine che non siano proteine animali. Ma che cosa bisogna fare? Bisogna prima di tutto metterli in ammollo, perché mettendo in ammollo già una certa quota di queste lectine viene eliminata. Ma poi con una cottura lenta queste lectine perdono un pochino la loro presenza. Ovviamente nelle farine queste lectine sono più presenti perché non sono state sottoposte a queste temperature. Quindi che cosa succede? Che queste lectine non solo hanno un'alterazione a carico della parete intestinale e possono creare non pochi problemi, ma creano anche una sorta di agglutinazione, si crea una sorta di emagglutinazione che quindi crea creano un problema sulla circolazione, sul microcircolo, e creare anche delle problematiche autoimmuni. Quanto è biodisponibile il cibo secco per il cane? Questa è una domanda che dovremmo valutare. Diciamo che la proteina, quella più biodisponibile, sarebbe l'albume. Innanzitutto cos'è questa biodisponibilità? Biodisponibilità nel senso che la sostanza, una volta ingerita, deve entrare nel meccanismo cellulare. Quindi deve entrare per ricostruire i tessuti. Quando questa proteina non viene utilizzata, viene eliminata come scarto. E quindi questo scarto poi crea anche una produzione di ammoniaca, sostanze tossiche che vanno sia a intossicare il fegato ma a irritare la parete intestinale. E poi deve entrare nel meccanismo cellulare, cioè la proteina deve strutturare, deve formare ormoni, deve strutturare la cellula, deve strutturare i parenchimi, cioè è fondamentale. L'organismo vive soprattutto di proteine e grassi. Questi sono i due importanti, diciamo, elementi che il carnivoro non può farne a meno, ma anche da questo, gli umani. Ovviamente. E quindi il cibo secco quanto è biodisponibile per l'animale? Non sappiamo in realtà quanto è biodisponibile, bisognerebbe valutare la presenza di questi amminoacidi che sono all'interno di questo alimento. Diciamo che se noi vogliamo avere una buona biodisponibilità dovremmo anche evitare di sottoporre a temperature alte, perché andando a sottoporre a alte temperature andiamo a creare una denaturazione di queste proteine, cioè queste proteine si alterano la loro struttura e quindi non vengono nemmeno riconosciute dall'organismo. Ma dottore, tra un croccantino, una crocchetta di scarsa qualità e una di ottima qualità, magari lo vediamo anche sulla differenza di prezzo, c'è qualcosa di meglio in quello che ha, tra virgolette, un prezzo maggiore? Sì. Allora, adesso c'è questa tendenza del prestato a freddo, no? Per esempio il prestato a freddo che viene strutturato a tipo pellets. Però qua andiamo in un altro campo, in un gradino superiore. Proprio come estruso. Allora, dovremmo ricercare un estruso dove non c'è la presenza di cereali, innanzitutto, e c'è una bassa presenza di amido. Diciamo, che percentuale bassa? Non dovrebbe superare il 10%, 10-15%, perché quando arriviamo a 40%, cioè i carboidrati è eccessiva come percentuale, anche perché quando poi aggiungiamo troppa fibra, questa fibra fa sì che mi trattiene gli elementi minerali importanti che poi vengono eliminati con le feci. Se noi valutiamo oggi un cane che defeca anche 3 volte al giorno, non è naturale. Un soggetto in natura, una volpe, un lupo, defeca 1 volta al giorno delle feci piccole e secche, perché in effetti trattiene tutto. Se voi considerate che l'apparato digerente di un cane rispetto all'uomo è molto più piccolo, cioè molto più breve, diciamo, perché il passaggio deve essere veloce. Se noi mettiamo troppa fibra, ovviamente andiamo a interferire pure sull'assorbimento di quelle sostanze tipo minerali, calci, che anche se stanno scritte all'interno della confezione, però poi non vengono assimilate, perché la fibra trattiene.
I fitati, che fa parte dell'acido fitico, dove è ricca la fibra, questi fitati trattengono il calcio, il magnesio, quindi c'è un impoverimento anche di questi sali minerali. Quindi quello che noi leggiamo nell'etichetta non sempre poi viene assorbito dall'organismo. Questo è il punto importante. Ma quindi, tornando alla domanda di prima, un croccantino parecchio costoso, che noi pensiamo possa essere di ottima qualità per il nostro cane, può far bene o non può far bene? Allora, sicuramente rispetto a un croccantino che ha molti carboidrati, già cerchiamo di rispettare un po' la natura del carnivoro, no? Ci avviciniamo un pochino più alla natura. È ovvio che ha un costo superiore perché la materia prima costa di più. Se noi aumentiamo nell'amido, quindi è ovvio. Si spera che sia migliore. Cioè, si spera che sia migliore. Ovviamente dipende, però il problema è sempre quello che viene sottoposto a delle alte temperature. Quindi comunque. Comunque un pochino, noi comunque dobbiamo integrare, anche nell'alimentazione casalinga noi dobbiamo integrare. L'integrazione secondo me ci deve essere sempre, perché comunque viene sottoposto a delle temperature che si perde parecchio, sia in campo delle vitamine, sia per quanto riguarda le vitamine, sia per quanto riguarda alcuni sali minerali, comunque c'è una perdita. E poi dobbiamo anche considerare il fatto che è carente di enzimi. Cioè, l'alimento fresco, il grosso dell'alimentazione che ha preso piede, tipo la BARF per esempio, oppure la BARF cosiddetta modificata, nel senso una leggera cottura, il bello di quell'alimentazione è che c'ha gli enzimi, cioè è vitale, è viva, cosa che invece non c'è in un cibo morto. Però ovviamente mi rendo conto che la gente non ha la possibilità e né la voglia di mettersi a preparare, soprattutto anche in relazione al peso. Se noi consideriamo un cane di 40-50 kg, cioè già fare una BARF, una casalinga, è impegnativo per una persona. Cioè, mi rendo conto, cioè, sono tutte cose belle a dire, però poi bisogna andare nel concreto. Dopo ci spiegherà lei come metterle. Allora bisogna ripiegarsi verso il cibo industriale. Allora, c'è un cibo umido, c'è un cibo secco. Adesso abbiamo la possibilità di questo pressato a freddo, che è più o meno una via di mezzo tra l'estruso e il cibo umido, che perlomeno non viene sottoposto a temperature alte. Ecco, avevamo una slide a proposito dove appunto c'era la distinzione fra cibo secco, sì, se pressato noi, a freddo, esatto, e se voi, inessiccato. Esatto, se voi girate un po' per i social, vedete che c'è un esempio molto carino, che si vedono i due prodotti, sia l'estruso che il pressato a freddo. Eccolo vengono qua. Messi in un bicchiere d'acqua e si vede che il pressato a freddo in poco tempo si scioglie, mentre l'estruso rimane là per parecchie ore. Ecco, che cosa significa questo? Esatto. Che la stessa cosa che vedete nel bicchiere succede nello stomaco. Io personalmente, un mio caro amico che sicuramente ci sta seguendo e capirà che sto parlando di lui, ho deciso di fare questo cambio di direzione. Perché? Perché nello stomaco dei cani, lui andava in esposizione col cane, dava da mangiare il giorno prima, poi ovviamente si lasciava al digiuno per sperare che non arrivassero torsioni dello stomaco o vomito, e lui notava che il cane a distanza di parecchie ore vomitava l'estruso, certo, ancora intero, leggermente, certo, gonfio, certo, ma intero. Per non parlare anche della quantità d'acqua che il cane beve, certo, quando mangia i croccantini. Esatto. Il problema dell'acqua si può avere anche con l'alimentazione naturale, perché anche lì, se si sbaglia nelle proporzioni e nelle dosi, si può avere la torsione di stomaco. Però il problema grosso dell'estruso, che rimane tantissimo tempo nello stomaco, quindi crea una sorta di dilatazione, l'animale sente il bisogno di bere, in maniera spropositata, se volete, no? Che è difficile che un cane beve di quella maniera. Ma il fatto di bere con l'estruso si gonfia, questo gonfiore poi crea una sorta di torsione. Questa problematica della torsione potrebbe essere ridotta di moltissimo se potesse essere sottoposta a un'alimentazione molto più naturale, cioè che si addice alla natura del cane. Se voi vedete in natura un lupo, una volpe, difficilmente andrà in torsione di stomaco. Questa malattia non esiste, perché il cane si gestisce, che fa? Mangia la preda, si dilata lo stomaco, ovviamente mangiando la carne non richiama quell'acqua che richiama un croccantino, starà 2-3 giorni digiuno perché ovviamente deve smaltire quella carne e difficilmente andrà incontro a torsione, anche perché il cane sta tranquillo, si mette a riposo, si mette in un posto tranquillo e incomincia a digerire. Non fa delle corse, esatto, sicuramente si autoregola. I nostri cani mangiano delle crocchette, magari vengono sottoposti a dei sforzi oppure a una corsa, è ovvio che quello lo sto. Poi
anche in relazione alla biotipologia che poi vedremo. Ci sono dei soggetti che hanno già una lassità legamentosa, che quindi già di per sé hanno una grossa predisposizione, lì a maggior ragione bisogna evitare assolutamente il croccantino. Quindi abbiamo estruso, pressato a freddo, quindi esatto, a una vedete, temperatura che non di 32 gradi. Già 32-35 gradi. E poi abbiamo questa nuova tendenza che sarebbe il dry raw food, che sarebbe una sorta di barf essiccata, cioè praticamente sono dei pezzettini, un misto, fanno una sorta di, diciamo, di mix di carne con dei pezzetti di ossa che vengono tritati ovviamente, è un pochino come se fosse una barf, e questa barf poi, questa sorta di essiccato poi può essere idratato e quindi viene ricostituito come un pasto. Ecco, solitamente noi quando portiamo a casa un cane, un gatto, ci affidiamo a un negozio per chiedere opinione, o all'allevatore, sì. O magari se prendiamo l'animale in adozione ci affidiamo a chi lo aveva in gestione prima di noi, o se no ascoltiamo il parere dell'amica, però forse non andiamo mai alla base, perché? A chiedere al veterinario, esatto, cosa perché, dobbiamo fare. Esatto, il problema grosso dell'alimentazione, che è qualche cosa che sta emergendo adesso, perché negli anni l'alimentazione è sempre stata considerata un pochino un argomento di nicchia, no? Cioè si è delegato sempre, da sempre, l'alimentazione alle grosse aziende, all'industria mangimistica che pensava per noi, e noi ci affidavamo a queste grosse industrie perché ovviamente loro facevano il top dell'alimentazione. Purtroppo l'alimentazione non fa parte nemmeno di un corso di laurea in veterinaria, cioè ci sono adesso, incominciano adesso delle scuole di specializzazione, ma il veterinario che si laurea è impreparato nei confronti di un'alimentazione da formulare, non ha quei mezzi per poter portare avanti una formulazione di una dieta, perché da sempre si è sempre affidate al mangime industriale. E allora che cosa fa? Delega l'industria, perché ovviamente ci vuole tempo, ci vuole dedizione, non è facile fare una dieta, bisogna formulare una dieta, poi ovviamente il proprietario ti deve richiamare, deve fare delle correzioni, cioè ci vuole del tempo. Oggi il tempo non c'è e quindi si preferisce delegare all'industria, perché tanto là ti mettono, scrivono in testi, in arena, quindi è molto più facile sia per chi deve prescrivere, ovviamente così alza le mani e là il problema è dell'azienda. Però il problema è che oggi il proprietario alla fine va magari in strutture, in grosse strutture, fa delle visite specialiste, poi alla fine si rivolge al negoziante, al tolettatore per avere il consiglio sull'alimentazione, perché si sente spaesato, anche se vuole affrontare una dieta naturale, ci sono poche persone che si mettono a fare una dieta e quindi a volte non lo propone nemmeno al veterinario, perché sa che lui gli prescrive il croccantino e quindi va a chiedere il consiglio sul social, e quindi va a chiedere il consiglio al tolettatore, oppure va a chiedere il consiglio al negoziante, quando magari ha fatto delle indagini, ha speso dei soldi, però poi va a chiedere il consiglio al negoziante. Ecco perché ovviamente su questo si sente spaesato, e questo è un problema importante, un grosso problema, perché la maggior parte delle problematiche, dermatiti, gastroenteriti, malattie anche psicosomatiche, derivano sempre da un'alimentazione sbagliata, perché quando un colon, un intestino è sano, tutto l'organismo risponde alla perfezione, il problema è sempre lì, è sempre l'intestino. Abbiamo parlato prima di barf. Sì. Cosa intendiamo? La barf, che significa Bones and Raw Food, praticamente è una disciplina che è nata in Australia, che effettivamente è un'ottima scienza, se vogliamo, perché lì va a rispettare quelle che sono le esigenze del carnivoro in natura, sia nel cane che nel gatto. Il problema è che bisogna essere competenti a portare avanti un tipo di alimentazione del genere, bisogna essere competenti perché bisogna essere anche molto attenti nella scelta delle materie prime, perché la differenza la fa proprio la materia prima. Questa BARF all'inizio è stata un po' una dieta di nicchia, se vogliamo, per pochissimi, però poi essendoci stati molti riscontri da parte dei proprietari, si è diffusa moltissimo, ci sono moltissime aziende che vendono BARF, e il problema a volte è la qualità di queste materie, cioè della carne, perché sono stati fatti alcuni lavori in Olanda, per esempio, dove si è vista alcune trasmissioni di malattie, di zoonosi,
che questi proprietari, attraverso la manipolazione di questa carne, si aveva trasmesso queste zoonosi, quindi si era infettato con della salmonella, listeria, che sono malattie importanti. Per evitare? Per evitare questo bisogna, sono le accortezze. Bisogna essere molto attenti, cioè quando si porta della carne, prendete una carne che non è una carne del macellaio vostro di fiducia, è sempre una carne di terza categoria, quindi non sappiamo la provenienza, bisogna avere una certa accortezza e soprattutto bisogna avere uno stomaco, cioè bisogna avere un apparato gastrointestinale, ma soprattutto uno stomaco che ha una buona acidità. Un soggetto che proviene da un'alimentazione industriale, quell'acidità l'ha persa un po', cioè c'è stata una riduzione di quell'acidità, perché lo stomaco non è stato allenato come un soggetto che da sempre ha mangiato della carne, quindi deve fare una sorta di un passaggio graduale. A volte anche il passaggio può essere importante, difficile da fare. Quindi se io da sempre ho dato dei croccantini, non posso proporre da subito un pezzo di carne a un cane, tipo come fanno oggi questi della BAF che danno dei pezzi interi. Cioè, sono cani che vengono svezzati dall'inizio con questo tipo di alimentazione, quindi ci vuole molta preparazione e anche è pericoloso il fai da te. Nonostante questo, ripeto, c'è la possibilità, se la carne non è di qualità eccellente, c'è la possibilità di queste trasmissioni, queste malattie come la listeria e la salmonella, che non è poco. Ovviamente voi vi chiederete, ma com'è possibile che il cane prende l'osso, lo sotterra, quindi immaginiamo batteri di tutto di più? Beh, effettivamente il cane che ha una buona acidità, ha un'acidità tale che una volta ingerito quei batteri vengono distrutti. Infatti c'ha un tratto digerente molto breve perché gli permette di eliminare eventuali batteri nocivi in pochissimo tempo, avrà una scarica di aerobica e finisce là. Quindi il carnivoro è preparato in questo. Il problema è l'umano che si può trasmettere delle problematiche importanti se inavvertitamente mette le mani in bocca, se ci sono bambini, che ne so. Cioè deve essere un ambiente controllato, magari gli utensili devono essere puliti, cioè deve essere una persona preparata. Va bene, ci lasciamo per la pubblicità. Nel frattempo però ricordo ai nostri telespettatori che noi siamo in diretta, quindi possiamo rispondere anche alle vostre domande, ai vostri dubbi. Se il vostro cane presenta una malattia ricorrente che non riuscite, diciamo, a venirne a capo, il numero ve lo ricordo, oltre a vederlo ovviamente in sovraimpressione, è lo 0291220098. Adesso ci lasciamo per la pubblicità, ma rimanete con noi perché parleremo del protocollo PROTA e di quello che prevede. Eccoci qua, bentornati in studio. Come sapete è una puntata dedicata alla veterinaria, stiamo parlando di alimentazione e malattie nel cane e del gatto, lo stiamo facendo insieme al dottor Alessandro Prota, esperto in medicina integrata veterinaria. Dottore, nella pausa pubblicitaria stavamo dicendo anche che se i nostri telespettatori hanno degli spunti per un eventuale tema, una futura trasmissione che possiamo sviluppare, che possa essere ovviamente di interesse di alcuni di voi, se non molti di voi, noi ovviamente siamo aperti alle proposte. Questa sera potete anche intervenire in studio se avete delle problematiche relative ai vostri amici a quattro zampe. Il numero lo vedete in sovraimpressione, ma ve lo ricordo anche: 0291220098. Sono già arrivate alcune telefonate, poi risponderemo nel corso della puntata. Dicevo proprio prima di lasciarci per la pausa pubblicitaria che è arrivato il momento di affrontare il protocollo PROTA e vedere quindi cosa prevede. Sì. Un protocollo che ha ovviamente studiato lei, dottore. Sì, allora ovviamente è frutto sempre diciamo delle nozioni multidisciplinari, perché ho spaziato in vari campi, mi interessa moltissimo anche di medicina umana, quindi è da lì che poi ho trasferito tutti questi concetti in campo veterinario. Parlando di reset ormonale, ho sempre pensato che la sterilizzazione non fosse la panacea di tutti i mali, perché molto spesso si pensa alla sterilizzazione così io prevedo i tumori a carico della mammella, evito piometre, però ovviamente non è così semplice, nel senso che quegli organi hanno una loro funzione, quindi togliendo, eliminando quegli organi si va a creare un disequilibrio, si va a creare anche un'alterazione della connessione, perché gli organi sono connessi uno all'altro.
La medicina funzionale spiega proprio questo, che c'è una certa connessione tra un organo e l'altro. Quando togli una un organo, vai a creare anche un'alterazione di quella connessione. E quindi mi sono chiesto, ma com'è possibile che poi, togliendo l'ovaio, che cosa succede nell'organismo? Cioè che cosa avviene? Perché qualcosa avverrà. In effetti si crea degli squilibri non indifferenti, soprattutto a carico della ghiandola surrenale. Perché? Perché quando io tolgo delle ovaie, per esempio a un gatto e a un cane, che mi rendo conto c'è una problematica indubbia, soprattutto al di là del discorso delle nascite, che su quello ovviamente sono d'accordo, perché ovviamente come fai? Soprattutto nei gatti, oppure tenere un gatto femmina intero creano un po' di problemi, perché i calori sono frequenti, mentre il cane sono due volte all'anno e il gatto sono frequenti. Quindi in quel caso là effettivamente la gatta soffre, perché può andare incontro a ciste ovarie, quindi la sterilizzazione è fondamentale. Nel cane, diciamo, non sono tanto d'accordo su questo punto di vista, perché in effetti si può ovviare tranquillamente, il ciclo dura 15-20 giorni, ci metti delle mutandine, stai un po' più attento, e durante la falsa gravidanza usi tutta una serie di rimedi per evitare che questo avvenga. Questo si può fare tranquillamente. Però loro mi fanno il discorso che mi va a prevenire il tumore alla mammella. Ok, e su questo posso essere d'accordo in parte, nel senso che è vero se lo faccio prima del primo calore, cioè prima che ancora gli estrogeni vanno in circolo. Perché una volta che gli estrogeni vanno in circolo, mi vanno a occupare gli spazi ricettoriali. Quel discorso non c'è più. Però che cosa significa fare una sterilizzazione prima dello sviluppo della femmina? Significa che vada a interferire anche sulla crescita di quell'organismo. In America prima si sterilizzava anche a 6-7 mesi, si avevano delle situazioni incredibili sulla crescita, e ancora oggi a volte si possono avere delle problematiche sulla crescita dell'animale, con displasia del ginocchio, perché gli estrogeni sono molto importanti nella struttura ossea, nella struttura dell'epifisi, cioè nell'accrescimento osseo. Quando gli togli gli estrogeni in un momento così delicato che nella struttura di un osso, di un organismo, devi stare attento, perché là puoi creare poi delle alterazioni sulla crescita, quindi displasie non indifferenti. Ci sono tantissimi casi di soggetti che sono stati sterilizzati a 8-9 mesi che hanno poi sviluppato displasia. Il discorso dei tumori è valido fino a un certo punto, perché poi ci sono anche dei lavori dove si è visto che effettivamente questa differenza sostanziale tra i soggetti che erano stati sterilizzati e quelli non sterilizzati sullo sviluppo di neoplasie non era proprio una cosa vista da moltissimi. È stata un po' rivista questa cosa, però effettivamente sterilizzare prima che questi estrogeni vanno in circolo, c'è una certa, si evita in un certo qual modo, in un certa percentuale di casi, il tumore alla mammella. E ovviamente la piometra, perché ci togliamo l'utero e ci togliamo la... Però poi dobbiamo fare i conti con tutto un discorso, uno squilibrio ormonale. Questo squilibrio ormonale, che non solo è la classica incontinenza, che per un soggetto piccolo va bene, ma un soggetto di 50-60 kg che ti urina in casa non è poco, perché là c'è un'incontinenza dovuta proprio all'uretere che non mantiene lo sfintero. Però c'è un problema soprattutto delle ghiandole surrenali. Queste ghiandole surrenali vengono stressate e a volte si possono avere delle problematiche serie, tipo morbo di Hudson, morbo di Cushing, ma soprattutto si possono avere dei problemi a carico della sfera metabolica, perché le ghiandole surrenali, quando vengono super stressate, a un certo punto c'è la fase di esaurimento. E questo succede soprattutto ai soggetti stressati, oltre ad avere tutto un discorso a carico del sistema immunitario. Quando gli estrogeni vengono meno, quando c'è un disturbo ormonale, c'è anche un disturbo dell'immunità. Quindi si possono avere malattie autoimmuni, malattie allergiche, c'è una maggiore predisposizione a linfomi e leucemie ai soggetti sterilizzati rispetto a quelli non sterilizzati. E nei soggetti adulti si può avere una maggiore incidenza del tumore alle ossa, quindi l'ostosarcoma. Quindi, come vedete, da un lato è vero che riduciamo l'incidenza al tumore mammario, però poi c'è tutta una serie di problematiche a carico del sistema immunitario e alcuni tumori, per esempio si è visto anche il tumore di milza, i mastocitomi, c'è una maggiore predisposizione ai soggetti sterilizzati. Come vedete, questi ormoni servono a qualcosa, no?
Ecco, io mi permetto di dire, venendo un po' dal mondo degli abbandoni, delle nascite non volute, di cuccioli abbandonati, che ovviamente il suo discorso è giustissimo, io l'ho seguita e penso che sia ottimo dirlo, ma è anche giusto che una persona che porta a casa un cane, un gatto, decide di non sterilizzarlo, castrarlo, sia anche responsabile e che non lasci il cane in giro quando è in pieno calore, certo. Cucciolate, che poi non si sanno dove mettere i cani. Quindi se uno decide di non sterilizzare o castrare il cane, che stia ben attento. Però poi deve animale. Fare tutta una serie di accorgimenti, perché quel cane sterilizzato ha bisogno di essere quel sistema ormonale resettato, come si può dire, cioè certo. Bisogna regolarizzarlo con una serie di accorgimenti. Oggi abbiamo i cosiddetti ormoni bioidentici, che sono dei fitoestratti che hanno un'azione estrogenica e progestinica, che cerca un pochino di regolarizzare, di sostituirsi un pochino all'ovaio, se vogliamo, in modo tale da mettere un po' di calmare un pochino quella che è la ghiandola surrenale. La stessa l'epifisi può essere stressata, e quindi la melatonina può in un certo modo regolarizzare tutto questo disturbo ormonale, che è molto importante soprattutto per il sistema immunitario. Passiamo alla pulizia intestinale. La pulizia intestinale considero che sia importante, perché chi fa soprattutto una dieta di cibo industriale, chi fa un abuso di antiparassitari, indubbiamente il microbiota si altera. Alterandosi il microbiota si crea tutta una serie di fermentazioni e di putrefazioni che possono infiammare la mucosa intestinale, quindi creare una sorta di infiammazione cosiddetta silente, che è quella più pericolosa perché è poco visibile, che però poi dà risultati dopo anni. Quindi l'infiammazione, quando è cronica, è quello il problema grosso. Quando tu qualcosa la vedi, subito vai ai ripari, ma qualcosa, quando non la vedi, passano gli anni, poi alla fine subentrano le problematiche più grandi. Quindi tenere un microbiota sano è difficile, quindi non solo si devono utilizzare dei probiotici, prebiotici e probiotici di qualità, perché sappiamo che c'è un mondo su questi probiotici e prebiotici enorme. Bisogna anche cercare di fare l'alimentazione adatta e eventualmente dei lavaggi cosiddetti intestinali, che a volte faccio prendere anche per esempio dei decotti di semi di lino, oppure i stessi semi di lino, cioè fare una dieta che favorisce una defecazione molto abbondante, in modo da ristabilire, cioè da resettare in questo caso, se vogliamo, il microbiota intestinale, che è fondamentale perché, ripeto, i nostri gatti sono sottoposti a delle intossicazioni non indifferenti, soprattutto dovute agli antiparassitari. Per quanto riguarda invece l'eliminazione dei metalli pesanti. Per eliminare i metalli pesanti dobbiamo prima individuarli. Come facciamo a individuarli? Possiamo fare un esempio, questi sono tutta una serie di metalli. Quelli che noi interessano maggiormente sono l'alluminio, l'arsenico, il cadmio, sono, e il mercurio ovviamente, che è molto importante. Questi qua dobbiamo prima determinarli attraverso un mineralogramma, che possiamo fare col capello, o ancora meglio con l'esame del bulbo. Attraverso questo esame noi andiamo a identificare la presenza di questi metalli tossici, non solo, ma attraverso il bulbo noi possiamo anche identificare gli amminoacidi presenti, le vitamine e gli ormoni. Quindi possiamo fare un'integrazione mirata e una chelazione mirata, affinché questi metalli in un certo qual modo possiamo eliminare. È ovvio che una volta che si sono depositati, alcuni di questi difficilmente riusciamo a eliminare, ma perlomeno quelli che vengono ingeriti nello stesso tempo possiamo farli eliminare attraverso il silicio, la clorella, tutta una serie di rimedi che favoriscono l'eliminazione di questi. Altro punto molto importante è il benessere psicofisico. Esatto, questo è molto importante, perché molto spesso noi veterinari, diciamo, diamo molta importanza alla clinica, però andiamo meno importanza a tutto quello che è la psicoemozione di un soggetto. L'animale, quando sta in un soggetto che non è naturale, come può essere un'abitazione, va sottoposto a una serie di stress psicoemozionali. Quindi è anche importante il movimento, l'attività ricreativa, l'attività ginnica, che si deve fare in relazione alla costituzione e al biotipo. Cioè ogni cane ha bisogno di un suo modo di svago, se vogliamo, di distrazione. E soprattutto l'attività motoria è fondamentale, è come se fosse una terapia vera e propria, perché se non si fa quel tipo di attività l'organismo ne viene a soffrire, con tutta una serie di malattie anche psicosomatiche.
Quindi ci dovrebbe essere una stretta relazione tra il comportamentalista, l'educatore cinofilo e il veterinario, che ovviamente deve fare in questo caso non solo prevenzione con l'alimentazione, ma anche sulla sua sfera psicoemotiva. Adesso vediamo quello che forse è la parte più facile anche da seguire e comprendere dei nostri telespettatori, perché parliamo di dieta in relazione al biotipo, sì. Che avremo anche dei moduli che possiamo mettere anche a disposizione, sì, dei telespettatori che ci stanno seguendo, se vogliono mettersi tra virgolette in gioco con il loro cane e capire a quale biotipo appartengono. Adesso cercheremo di spiegarlo nel modo più, sì, più chiaro e semplice possibile. Allora, diciamo che il biotipo è un po' come una impronta digitale, no? Ognuno di noi ha un suo modo, una sua costituzione, un suo metabolismo e una sua sfera psico-emozionale, che è unica. Ovviamente ogni cane ha una sua costituzione, ha un suo modo di metabolizzare. Io mi sono rifatto un pochino gli studi di Ippocrate in biotipologia in campo umano e li ho trasferiti nel campo, diciamo, nel cane, dopo una serie di osservazioni ambulatoriali, diciamo 30 anni di attività, quindi ho cercato di vedere un pochino come si potesse rapportare la costituzione dell'uomo a quella del cane, con dei concetti anche di omeopatia, quindi costituzioni omeopatiche. Ho visto che praticamente, se noi passiamo alla slide precedente della faccia, dei vari volti, la prima della biotipo, esatto. Okay, questa. Vedete che i biotipi sono praticamente quattro, diciamo. La caratteristica, se voi notate, ogni biotipo ha una struttura della faccia un po' particolare, cioè che fa proprio di quel biotipo, no? Se noi parliamo per esempio di una testa ovale bilioso, ha una struttura muscolare tonica ben proporzionata, quindi non esagerata, però ha un'ossatura media, un'acutezza mentale, ha un buon equilibrio psicofisico e una buona forza e una buona resistenza. Quindi diciamo il carnivoro per eccellenza, no? Se vogliamo, questo qui. Diciamo quello lì che potrebbe essere paragonato a un lupo, per esempio un cane, un lupo cecoslovacco, per esempio, è un soggetto bilioso. La caratteristica però del bilioso qual è? Che da un punto di vista comportamentale è un soggetto che non è un pacione come per esempio un sanguigno che fa festa a tutti, è un soggetto molto canalizzato, cioè lui sa quello che vuole, sa con chi deve avere confidenza, quello che non gli va a tono lui lo scarta, cioè è molto selettivo, ecco, questa è la cosa che deve far capire del bilioso. È una persona molto selettiva, però è una persona anche molto irritabile, un cane molto irritabile, cioè nel senso che non vuole essere toccato fino a un certo punto, perché poi si arrabbia e questa irritabilità gli colpisce soprattutto la sfera epatobiliare, quindi un soggetto che va soggetto soprattutto a delle alterazioni a carico della colicisti, della bile, cioè non ha una buona diciamo flusso biliare, che li crea poi intossicazione, quella intossicazione che poi si trasferisce anche alla pelle con tutta una serie di sfoghi. Il linfatico invece ha una struttura che, come vedete, ha una struttura a trapezio tendente al rotondo, con delle mandibole pronunciate, perché tendenzialmente un soggetto che lui è un soggetto flemmatico, lui basta il cibo, a lui è importante il cibo, cioè lui vive soprattutto per il cibo e poi vuole avere quei suoi tempi di riposo, ecco, non è un cane che deve essere sottoposto a continui stimoli, perché il suo è un organismo che vuole soprattutto riposo, ha bisogno di riposo. E quindi in relazione alla sua struttura non deve essere sottoposto a un'attività come potrebbe essere sottoposto un sanguigno, perché sennò ne soffrirebbe, anche perché ha una struttura muscolare molto poco tonica e questa cattiva tonicità gli porta anche una stasi linfatica. Infatti è un soggetto che ha soprattutto una pelle molto spessa, gommosa se vogliamo in un certo qual modo, perché trattiene le tossine soprattutto a carico del sistema linfatico. Questo è un soggetto che molto probabilmente nella sua vita svilupperà moltissimo spesso delle ipertrofie a linfonodi, a volte potrebbe essere anche diciamo preso per un linfoma diciamo iniziale, però è proprio la sua struttura del sistema linfatico che ha un rallentamento proprio della linfa, infatti ha un sistema linfatico anche poco efficiente se vogliamo, no? Quindi è un soggetto che può andare diciamo, incontro a soprattutto a malattie virali, malattie batteriche, perché il suo sistema linfatico è poco efficiente.
Il nervoso, che lo vedete, ha una struttura triangolare, per esempio potrebbe essere un levriero, ma potrebbe essere anche un border collie, per esempio, potrebbe esserci, perché dobbiamo dire che molti di questi biotipi difficilmente sono dei biotipi puri, cioè possono avere un misto, possono prendere qualcosa di uno e qualcosa di un altro, magari possono essere sotto il punto di vista strutturale, essere per esempio un bilioso, però da un punto di vista psico-emozionale potrebbe essere un nervoso, perché il nervoso ha una struttura tale che ha molto sviluppato la cute e il sistema nervoso, ok? Praticamente queste strutture non è che sono strutture così a caso, sono strutture che provengono da un diverso sviluppo embrionale, cioè durante l'embrione si sviluppano i tre foglietti, ectoderma, mesoderma e endoderma. A seconda della prevalenza di un foglietto rispetto a un altro, la struttura assume quella sua caratteristica. Okay? Quindi per esempio nel soggetto nervoso c'è una prevalenza del foglietto ectoderma, cioè quello là più esterno, dove è sviluppato soprattutto il tessuto cutaneo e quello là nervoso. Quindi è un soggetto particolarmente sensibile all'ansia, quindi tutte malattie psicosomatiche, un soggetto che sviluppa moltissimo per esempio il reflusso gastrico oppure quelle gastriti nervose, che è dovuta soprattutto al fatto che lui è un soggetto che ha bisogno di sfogare, cioè bisogno di avere aria, di avere quei suoi tempi per cercare di distrarsi, per combattere quell'ansia che lui ha sempre dentro. Mentre il soggetto sanguigno ha una struttura, vedete, squadrata, perché ha un mandibolare molto sviluppato e ha una muscolatura molto sviluppata. La caratteristica di questo cane è un soggetto che se voi mettete la mano sulla pelle è generalmente calda, è molto calda, a differenza per esempio del linfatico che è più fredda. Quindi vedete la differenza, uno è più freddo, uno per esempio il linfatico è un ipossidatore, cioè ha un metabolismo rallentato, mentre il sanguigno e il bilioso hanno un metabolismo più accelerato. Quindi in relazione alla caratteristica del metabolismo devo variare la dieta. Per esempio, in un soggetto linfatico che ha un metabolismo rallentato, la prima cosa che mi viene in mente è devo stimolare la tiroide, perché in questi soggetti la tiroide ha un livello più basso, anche la ghiandola surrenale. E quindi la posso sollecitare per esempio con dello iodio, per esempio delle alghe, cosa che non devo fare per esempio in un soggetto che già ha un metabolismo accelerato, allora quindi lo devo rallentare. Per esempio in un sanguigno, se io do molti carboidrati vado a accelerare ancora di più il metabolismo, vado a stressare ancora di più le ghiandole surrenali e quindi lo vado a peggiorare ancora di più. Ci hanno prima, nella prima parte, chiamato da casa, sì, un Cavalier King femmina di 7 mesi che attualmente mangia del cibo secco. Innanzitutto dove... Allora, se noi andiamo da un punto di vista morfologico, esatto, la parte emotiva, esatto, da un punto di vista morfologico sicuramente non possiamo considerarlo, per dire, un linfatico, lo vedrei un po' più tipo un bilioso, che però in un certo qual modo in alcuni casi potrebbe anche avere qualcosa del nervoso, quindi è un biotipo misto, molti cani sono biotipi misti, quindi è un cane dove se per esempio io gli tolgo una certa quota proteica per alcuni giorni, quello incomincia a dimagrirmi di molto, cioè il muscolo incomincia ad andare in catabolismo, ecco perché ha delle esigenze nutrizionali diverse per esempio da un soggetto linfatico che tutto quello che mangia spesso trasforma in grasso, quindi sono due metabolismi diversi. Nel caso del soggetto Cavalier King, oltre a tutta una serie di predisposizioni che sicuramente il signore conoscerà, tipo la siringomelia, che è una malattia neurologica dovuta al fatto che la scatola cranica è un po' più piccola e quindi preme sulla prima parte del sistema nervoso e quindi può avere delle scossette alla carica della cervicale, quindi può avere dei problemi, ma è un cane, per esempio, parlando di predisposizione di razza, è un cane che va soggetto molto spesso a delle cardiopatie, perché ha bisogno di una acido che è la taurina, che molto spesso manca nel cibo industriale, anche se viene aggiunta magari non è di quella qualità eccellente che avrebbe bisogno, quindi deve essere un'alimentazione mirata soprattutto su una qualità proteica eccellente, come potrebbe essere un'alimentazione casalinga portata bene, potrebbe fare tipo una BARF cosiddetta modificata, nel senso che può acquistare la carne, è detto, da un negozio BARF, può acquistare anche da un macellaio di fiducia, comprare della carne macinata e fare un rapporto praticamente di carne, un rapporto che più o meno il peso dal 2 al 3%, dipende un po' dall'età, un soggetto adulto parliamo,
Per esempio un cavalier key può fare un 3% del peso, in base alla percentuale di questa dare per esempio un 20% di verdure, il resto devono essere proteine. Poi ci si mette una piccola quota di grasso in sotto forma di oli, possono essere dell'olio, per esempio dell'olio di grilla va benissimo. Io per i cani preferisco più gli oli di origine animale che vegetale, perché vengono assimilati meglio. E poi deve fare sempre l'integrazione, quindi un multivitaminico e del calcio. Quindi anche lì si possono associare, come nella dieta BARF, degli organi un paio di volte a settimana, e secondo me questa sarebbe la migliore alimentazione. Se non è capace di farla per voglia, per volontà oppure per tempo, passare a un'alimentazione industriale vedrei più o una BARF, diciamo, secca, oppure magari un prestato a freddo, che secondo me oggigiorno è una scelta migliore. Avevamo anche proprio un... Sì, abbiamo delle schede. Delle che, schede, esatto, ecco. Per esempio, per vedere effettivamente se una volta stabilita la testa, la prima cosa secondo me il proprietario deve vedere la testa, una volta che ha stabilito la testa, segnare un pochino quello che si addice al proprio cane, dopodiché si farà un totale sia sulla struttura funzionale che su quella psichica. Si un farà totale significa? Sì, segnare sull'asterisco, per esempio, se su queste domande... Non so, per dire 1, 2, 3, 4 esatto. E sommare, ecco, mettere 4 esatto. Nel totale se ha barrato 4. Esatto, una volta fatto il totale poi si va nella prossima, vediamo, questo per esempio è un linfatico, vedete? La struttura è grossa, collo grosso, è ovvio che un linfatico ha delle caratteristiche proprie del linfatico, è difficile sbagliare. Una volta fatto il totale, questo per esempio è un nervoso, ecco, una volta fatto il totale sia delle caratteristiche fisiche e funzionali che quelle psichiche, si vede se è sanguigno oppure se è prevalente sanguigno, e avere un biotipo associato, perché potrebbe essere per esempio prevalente, vedete che qui ho raggruppato il bilioso e il sanguigno, perché sono due biotipi molto, molto comuni, diciamo, molti carnivori hanno sempre qualcosa del sanguigno e del bilioso, quindi per evitare confusione ho cercato di raggruppare quelli che proprio si caratterizzano a parte, sono il nervoso e linfatico, che proprio hanno le caratteristiche molto difficili da scambiare col bilioso. Una volta stabilito il tipo bilioso e sanguigno, anche l'integrazione deve essere un'integrazione mirata per quel biotipo. Per esempio, se io mi trovo nei confronti di un soggetto nervoso, il soggetto nervoso è un soggetto che ha una ghiandola surrenale particolarmente stressata. È ovvio che se un soggetto nervoso io lo vado a sterilizzare, abbiamo detto che togliendo gli estrogeni la ghiandola surrenale mi va a stressare ancora di più, figuriamoci in un nervoso. Quindi se prima era ansioso, dopo la sterilizzazione il nervoso mi va a essere ancora più ansioso. Mi viene in mente il mio levriero che è un fuori di testa e penso allora, che sia che cosa faccio? Allora, che cosa facciamo? Oltre all'integrazione con eventuali ormoni bioidentici, che potrebbe essere alcune erbe, come per esempio la discorrea villosa, che è un'azione progestinica che mi aiuta moltissimo in questo tipo, oltre alla melatonina, per esempio il magnesio. Il magnesio è importantissimo perché in questi soggetti sono consumatori di magnesio, e questo lo posso stabilire anche dal mineralogramma oppure dall'esame del bulbo, perché vedo il rapporto calcio-magnesio e sodio-potassio e riesco a vedere come funziona la tiroide e come funziona il ghiandola surrenale, che è diversa dal test ematologico, perché il test ematologico mi dà un'idea, ma quello che poi mi dà un'idea effettivamente della funzionalità della ghiandola sono la presenza di questo rapporto dei minerali. Una volta quindi stabilito il biotipo, faccio un'integrazione più mirata. Nel caso per esempio del nervoso darò sicuramente il magnesio, ma darò anche qualcosa che mi va a tamponare l'acidità di questi soggetti che vanno in ansia. Per esempio un soggetto ansioso, se io lo faccio mangiare e poi me lo metto in macchina e vado in giro, questo dall'ansia ovviamente non mi digerisce bene, quindi è capace che mi avrà del riflusso oppure mi avrà una gastrite e il giorno dopo mi vomita, magari vado al veterinario e poi incominciamo con gli inibitori di pompa, antiacidi, croccantino giusto. Lì non era un problema, diciamo, di gastrite, è un problema che non sei riuscito a intervenire su quell'ansia. Ma l'ansia la possiamo per esempio intervenire anche con la rodiola. La rodiola per esempio è una pianta bellissima, che mi sembra dovremmo avere un'immagine, è una pianta eccezionale perché è un regolatore
dello stress, cioè non è tanto come il ginseng, l'eterococco che sono degli adattogeni. Questo è un adattogeno però che mi va a modulare sia la serotonina ma anche mi aumenta le endorfine, quindi dà una sorta di serenità al soggetto e mi combatte tutto quell'asso ormonale dovuto all'ansia. È un fitoterapico. E la troviamo in gocce, ad esempio? Sì, si trova sia in polvere sia in capsule. Questo si prende il rizoma, si fa in estratto secco. È un ottimo prodotto, per esempio, da dare a quei soggetti che hanno un'ansia importante, alla quale magari si può associare qualche volta anche il CBD oil, no? Che è un ottimo rimedio. Ma agire sull'ansia, oltre al rimedio, con la giusta attività motoria, ecco perché l'abbinamento psico-emozionale è fondamentale, cioè l'istruttore oppure l'addestratore, ma più che altro l'educatore parlerei, perché deve essere una persona che ti educa il cane in relazione alla sua costituzione, questo è importante. Una volta che tu hai messo a posto questo lato psico-emozionale, tante cose migliorano, soprattutto quello apparato gastroenterico. Ci lasciamo ancora per la pubblicità. Ricordo che siamo in diretta, ricordo che potete chiamare, la prossima è l'ultima parte, quindi sicuramente risponderemo, sento che sono già arrivate diverse chiamate. Il numero lo vedete qua in sovraimpressione, ve lo ricordo anche prima di lasciarvi, 0291220098. Pubblicità e torniamo sicuramente qui in pochissimi minuti. Eccoci qua, bentornati in studio, sono davvero tantissime le chiamate che sono arrivate, sicuramente cercheremo di rispondere a qualcuno qui in studio, ma poi i contatti del dottore saranno disponibili post sigla. Allora dottore, qui in studio ricordo il dottor Alessandro Prota, esperto in medicina integrata veterinaria, abbiamo visto quello che prevede il suo protocollo, il protocollo che ha studiato, adesso rispondiamo ad alcuni dei nostri telespettatori, ad esempio una signora che chiede informazioni riguardo ai lipomi, se possono avere una correlazione che con l'alimentazione. Era un Labrador, se non ricordo male. Per esempio il Labrador, se ritorniamo al discorso biotipo, è un soggetto che tendenzialmente ha le caratteristiche del carnivoro per eccellenza, quindi più o meno bilioso sanguigno, però ha anche moltissimo del linfatico. Cioè che cos'è che ha del linfatico? Ha una tendenza soprattutto a mettere peso, quindi ha una tendenza ad avere una tiroide un po' pigra, e le tossine lui anziché eliminarle le va a depositare nel tessuto adiposo, e il lipoma è proprio una caratteristica proprio delle tossine che si depositano, cioè l'organismo non riesce a eliminarle bene e le va a depositare. Situazioni importanti dove magari si trasformano anche in tumori un po' più, diciamo, impegnativi, devono richiedere la chirurgia. Però in alcune cose, all'inizio, per esempio, molto spesso io i lipomi li tratto con l'ozonoterapia, perché l'ozono assorbe, cioè, completamente il grasso, cioè lo riduce moltissimo. Facendo dei trattamenti, 6-10 trattamenti di ozonoterapia per infiltrazione nella massa, si riesce a ridurre molto la massa. A volte, se non sono particolarmente, se non danno particolarmente fastidio in alcuni posti, si possono ridurre con questa ozonoterapia. Abbiamo una chiamata, sentiamo se ci sente, pronto? Sì. Sì, salve, mi dice il suo nome e da dove ci chiama? Luigi da Vigevano, Rossi Luigi da Vigevano. Salve Luigi, allora ci dica la sua problematica e vediamo se possiamo essere utili. Allora, senta, io ho uno Sharpei di un anno e sto tribolando parecchio per il problema della malassezza nelle orecchie. E l'ultima volta il veterinario mi ha detto di cambiare alimentazione perché davamo da un'alimentazione pesce e patate e cambiarlo con una dermatosi. In più gli hanno eseguito delle iniezioni di cortisone e di un antibiotico, il cane in questo momento sta meglio perché prima continuava a grattarsi, però la malassezia io la vedo ancora. Oltretutto questo tipo di cane non dovrebbe prendere il cortisone. Mi permetto di chiedere una cosa prima di lasciare la parola al dottore, allungate anche qualcosa dal tavolo o siete... Ligi. Allunghiamo, è sempre vicino, però io cerco di darle le crocchette che le do
quando le do il pasto. Okay. Le dico oltretutto che fa 3 pasti al giorno, una la mattina, una a mezzogiorno, una la sera. Allora, sicuramente la crocchetta, quel tipo di crocchetta, è una crocchetta che c'è una certa quantità di amido, quindi di carboidrati. Quando parliamo di malassezia, la malassezia è un fungo che normalmente lo troviamo sulla pelle del cane, no? Quando si creano quelle condizioni tipo umidità, soprattutto umidità, poi pensiamo allo Sharpei che ha delle pieghe, quindi in quei punti dove ci sono quelle pieghe la pelle non traspira bene, quindi umidità, caldo, fanno aumentare a dismisura questa malassezia. Ma quello che l'alimenta ancora di più sono proprio i carboidrati, perché i funghi hanno bisogno, coi carboidrati ci vanno a nozze, no? Quindi ridurre sicuramente la quota di amido. Quello è importantissimo. Se noi riuscissimo a fare un passaggio dall'alimentazione, dal croccantino, all'alimentazione naturale, ovviamente con un passaggio graduale perché veniamo da un croccantino, quindi sicuramente quell'acidità si deve anche formare, si deve migliorare, no? Per poter poi digerire della carne. Portare un'alimentazione più naturale, quindi con del macinato, magari all'inizio poche verdure, poi mano a mano si potrebbero aumentare fino ad arrivare al 20%. Facciamo subito da un punto di vista pratico, come si fa a calcolare il quantitativo? Si fa il peso del cane, in questo caso, che è un soggetto adulto, dovremmo andare intorno dal 2 al 3% del peso, ok? Quindi praticamente non so quanto pesa. Quanto pesa il suo cane, Luigi? Luigi? 21. 21 kg. Esatto, se noi facessimo il 3% del peso, più o meno 21 kg. Sì. Se facciamo se noi facciamo il 2% del peso, è in sovrappeso secondo lei? È in sovrappeso secondo lei il cane o è in normo peso? No. Sterilizzato? No, no, è in peso normale. Ah, quindi possiamo andare dal 2 al 3%, diciamo che potremmo anche portare sui 450-500 grammi di cibo totale, ok? Questo totale significa che possiamo di questo, sto parlando se facessimo da subito questo tipo di alimentazione, se noi facessimo questo tipo di alimentazione da subito, dai 400-500 grammi, di questi facciamo circa il 10% magari all'inizio di verdure, ok? Quindi togliamo questa percentuale da quei 500 grammi e iniziamo, diciamo, in maniera graduale. Quindi in questo caso faremo, che ne so, un pasto di quelle crocchette, oppure magari passare un tipo di crocchette senza amido, quindi magari tipo, come dicevamo prima, o un barf essiccata, oppure per esempio un pressato con pochissimo amido, no? Quindi una percentuale intorno al 10-15%. E fare un pasto di croccantini e 2 pasti magari di questi qua, tipo del cuscinato, quindi in questo caso fare, che ne so, fare un 100-150 di quel del secco e fare un 200-250 di macinato. Dopodiché poi piano piano poi si passa a sostituirlo nell'arco di una settimana, 2 settimane, al cibo naturale. Ovviamente in questo deve essere seguito, perché sennò non è che può fare da autogestirsi. Il problema è che manca proprio questo, manca la figura che ti segue, perché trovare una figura che ti segue da un punto di vista alimentare è molto difficile, perché tornare dal veterinario e dire io voglio fare un'alimentazione casalinga molto spesso non viene presa bene dal veterinario, vero? E la persona si sente anche un poco, diciamo, spaesata, no? Perché non sa come agire, perché poi se dovesse succedere un episodio di arroico o qualche cosa, non sa come agire, perché certo, potrebbe essere quel tipo di alimentazione che ha dato che deve essere modificata. Quindi fare una dieta significa anche poi seguirlo passo passo. Ecco Luigi, io adesso la ringrazio e la saluto perché non voglio tenerla al telefono ulteriormente, no, non c'è problema. Però se sarà interessato, avrà bisogno di consigli, sicuramente il dottore si renderà assolutamente sicuramente cambiando disponibile. Cambiando alimentazione. Va bene, grazie. Se in questo caso, grazie, per esempio, Luigi, arrivederci. Per la malassezia è molto importante anche, per esempio, fare dei bagni all'ozono. Oggi abbiamo delle toilettature che fanno il bagno all'ozono e con la malassezia vanno benissimo. Nel frattempo che la regia prosegue e mi chiama il secondo telespettatore che voleva intervenire qua in trasmissione, volevamo fare un piccolo
reso conto di quelle che sono le malattie che attualmente affliggono i nostri cani e i nostri gatti. Passiamo da malattie molto gravi, come può essere il cancro, alle dermatiti ricorrenti, i problemi intestinali ricorrenti, insufficienza renale, calcoli renali, torsione dello stomaco, malattie cardiovascolari, insomma la lista è lunghissima. Però se ci facciamo caso il comune denominatore è sempre il cibo. Perché la maggior parte delle problematiche che il proprietario va dal veterinario sono sempre malattie di carattere dermatologico e gastroenteriche. Quando queste non vengono affrontate in maniera giusta si trasformano in malattie più serie. Ecco, magari dottore, la prossima puntata ci concentreremo sono tanti sulle argomenti, patologie e magari cercheremo di essere un po' più chiari. Nel frattempo vedo che è arrivata la prossima telefonata. Salve, chi è qui con noi? Vediamo se ci sente, pronto? Salve! Salve, mi dice il suo nome e da dove ci chiama? Sì, sono Roberta e chiamo dalla provincia di Varese. Benvenuta. Allora, vuole spiegare qual è la sua problematica? Sì, esatto, io ho una cagnolina meticcia di 7 anni ormai. L'ho portata a casa che aveva 4 anni ed era presso un'altra famiglia. Non so bene che tipo di alimentazione avesse, ma so che aveva mangiato cibo per cani, questo mi dissero. L'ho portata a casa e ha cambiato alimentazione non perché l'ho costretta assolutamente, ma perché mi rubava il mio cibo e io sono vegana. Da quel momento ho cominciato a mangiare tantissima verdura, legumi, un po' di frutta, pochissima carne, veramente di rado, e anche se in piccola quantità, però un po' di pasta o un po' di riso quasi tutti i giorni, però tantissima verdura, tanti legumi, zuppe eccetera. Non ho fatto apposta, lei adora queste cose, è stata in piena salute fino a un anno e mezzo fa, ne facevamo di ogni, camminavamo, correvamo, giocavamo tantissimo. Un anno e mezzo fa ha cominciato a zoppicare solo da una zampa, aveva un problema alla zampa sinistra, ma la cosa è peggiorata. Adesso ha artrosi, ha entrambi i gomiti, sto parlando del treno anteriore, entrambi i gomiti, artrosi, e le spalle, stiamo facendo tutti gli accertamenti per vedere cos'ha, ma sicuramente la sinistra è già tutta lesionata, ma anche la destra presenta grossi problemi. Lei soffre, zoppica moltissimo ed è un peccato vederla così perché è molto attiva, è veramente una cagnetta che farebbe di tutto e fa giovane, molta fatica a camminare adesso. Perché ha 7 anni, giusto? Ha solo 7 anni e ha cominciato un anno e mezzo fa, quindi è molto giovane. L'ha sterilizzata? Purtroppo sì, l'ho sterilizzata quando l'ho portata a casa, quindi aveva 4 anni, adesso mi pento di averlo fatto. E non so che cosa ho sbagliato, e mi è venuto il dubbio che fosse anche l'alimentazione, ho sbagliato qualcosa nell'alimentazione. Sentiamo la risposta del dottore. Sì, allora il vegano, io ho molti clienti che sono vegani e vorrebbero poi trasferire, ovviamente per una questione etica, anche il discorso nel cane. Il problema è questo, che essendo il carnivoro, avendo delle esigenze un po' diverse da quello della persona, il gatto poi è impossibile fare il vegano, quindi esorto tutti quelli che hanno il gatto di evitare di fare la dieta vegana perché è veramente pericoloso. Nel cane invece bisogna integrare molto bene, ecco, se uno vuole fare una dieta vegana deve avere una ottima integrazione, deve comunque dare perlomeno l'albume, che è una proteina di altissimo valore nutrizionale, e poi deve integrare con il collagene, oltre a tutta una serie di amminoacidi che comunque deve introdurre nella dieta, perché i vegetali non li possono apportare tutti quei valori nutrizionali da un punto di vista, diciamo, proteico, soprattutto per alcuni amminoacidi. Quindi quelli che non riesce a ingerire attraverso l'alimentazione vegana, e soprattutto deve stare attento, come abbiamo parlato prima, delle lectine, no? Che sono presenti nei legumi. Quindi i legumi, come il resto anche per esempio la quinoa, devono essere messi in ammollo la sera prima perché devono evitare tutte quelle sostanze che possono dare poi problematiche intestinali.
E soprattutto queste problematiche articolari mi fanno pensare che c'è proprio un difetto nutrizionale, quindi alla base molto probabilmente si doveva integrare dall'inizio con un'integrazione di collagene, amminoacidi, oltre con dopotittori. Questo lo può ancora fare, questo sicuramente. Ma quindi ha speranza di riprendersi? Potrebbe il cane? Sicuramente deve da subito integrare, a fare integrazione con metilsulfossimetano, condrotisolfato, glucosamina, vitamina C, che è importantissima, perché la vitamina C, nonostante gli animali producono vitamina C, però in questo caso bisogna dargli una marcia in più, bisogna integrare. E poi eventualmente anche sotto il profilo metabolico aiutarlo con dei ormoni bio, diciamo, identici, perché abbiamo visto che anche lì gli ormoni hanno una loro importanza sul metabolismo. Per l'artrosi, oltre a una serie di rimedi che possibilmente di non dare i FANS, perché i FANS sono molto pericolosi e danno altre problematiche ancora più gravi, soprattutto sul cuore, ma soprattutto creano una sorta di alterazione della flora intestinale, si può intervenire con oltre all'integrazione di glucosamina, con condrotisolfato, anche con, per esempio, della fitoboswellia, che è un ottimo rimedio antinfiammatorio, la curcuma e anche il reishi, che hanno un'attività antinfiammatoria e immunomodulante. In più, sempre integrare, eventualmente in questo caso darei della spirulina, ecco perché per esempio la spirulina è molto ricca di amminoacidi, in questo caso secondo me andrebbe molto bene, quindi l'integrazione va fatta. Roberta, sicuramente abbiamo dato, come posso dire, una prima infarinata a quello che può essere un'eventuale cura, un eventuale nuovo stile di vita per la sua cagnolina. Capisco che non è facile in pochi minuti segnarsi tutto e magari stravolgere quelle che sono le vostre abitudini, però magari se fosse interessata potrà poi parlare personalmente con il dottore in un secondo momento, non qui in televisione, che capisco che le informazioni sono tante, magari anche difficile apprenderle e poi metterle in pratica. Io sì, però certo. La ringrazio per averci chiamato. Grazie, grazie a voi. Grazie, arrivederci, dottore. In bocca al lupo vale. Per tutto. Siamo quasi alla fine della puntata, purtroppo, perché ci sarebbe veramente sì, tantissimo di cui argomenti. Parlare, ma lo prometto che questo appuntamento diventerà frequente, perché sono veramente tantissime le patologie, le problematiche, visto che sono arrivate veramente tante chiamate, quindi il pubblico risponde, ha bisogno di risposte a malattie che forse in questo momento la risposta non la trovano. Siamo quasi in conclusione. Abbiamo parlato di tantissime cose, cerchiamo di capire questa alimentazione naturale, qualche ricetta, qualche spunto per i nostri telespettatori. Abbiamo capito che ci sono tantissimi biotipi, sì. Quindi magari non c'è una ricetta che vada bene per tutti, però un piatto che può essere completo a livello nutrizionale. Allora, in primis direi che è importante, soprattutto per chi non fa un'attività intensa. Il problema grosso è l'eccesso di cibo. Gli animali spesso si ammalano perché mangiano troppo. Noi a volte non ci accorgiamo di dare sempre la stessa quantità tutti i giorni, magari quel giorno ha fatto poca attività e diamo la stessa quantità. Allora si dovrebbe creare una sorta di mezzo digiuno infrasettimanale, perché è un modo per far scaricare quell'organismo di un eccesso di proteico, soprattutto di scorie e di tossine. Quindi c'è a cercare nell'ambito di una settimana una giornata di fare una sorta di mezzo digiuno. In quella giornata magari non dare proteine animali, si può dare, per esempio, si potrebbe dare in quella circostanza anche per esempio dello yogurt, si potrebbe dare un albume con un pochino di verdure, ma soprattutto fare una sorta di quasi mezzo digiuno. Quindi è molto importante, perché l'organismo ha bisogno di resettare, e soprattutto il mezzo digiuno serve proprio per detossificare l'organismo. Quindi il grosso problema è che spesso i nostri animali mangiano troppo rispetto a quanto si muovono. Se poi fanno una buona attività fisica, allora sì, ma se fanno poca attività, mi rendo conto che molti non hanno la possibilità e poi magari stanno in città, non si possono muovere, ma chi fa poca attività deve introdurre poco cibo, altrimenti si ammala prima il cane. Inoltre, per fare un'alimentazione iniziare, ecco, per fare una sorta di alimentazione che, se vogliamo, tipo, posso iniziare a prendere della carne macinata, per esempio farla macinare dal proprio macellaio di fiducia, e non comprare la carne già macinata, che a volte viene trattata con delle sostanze che servono per tenere rosso vivo quel colore, quindi quelle sostanze a volte sono dei nitrati, no? Quindi fare macinare al momento, andare a congelare sempre un paio di giorni per abbatterlo,
quindi la carica parassitaria, e dopodiché poi si possono associare a delle verdure e fare una sorta di polpettone fatta da hamburger che possono mettere da parte del congelatore. Un'alternativa era queste polpette di lenticchie, perché diciamo queste lenticchie devono essere decorticate, oppure una volta bollite devono essere eliminate le pellicine, quindi attraverso un setaccio bisogna eliminare le pellicine che sono quelle che sono presenti nelle lectine, che sono dannose. Quindi queste polpette si possono associare a un uovo e un pochino di verdura e diventa una sorta di pasto un po' che alleggerisce dalle proteine animali. Ovviamente non tutti possono alimentarsi con queste proteine vegetali, perché se un soggetto praticamente un colitico non può mangiare per esempio le lenticchie, quindi come vedete ogni alimento è specifico per una determinata patologia. Abbiamo qua il libro. Sì. In studio, La salute nella ciotola. Sì, questo libro ha avuto cosa possiamo trovare qua dentro? Sì, ha avuto molto successo in Italia. Abbiamo tantissime ricette. Ma soprattutto in Francia, ha avuto un grandissimo riscontro in Francia, perché la Marco di Brassi traduce anche in francese. Polpette di quinoa. E ci sono delle alternative che non siano la carne, soprattutto per i soggetti che hanno delle patologie serie in atto, tipo le malattie neoplastiche. In quei casi là non bisogna abusare né coi carboidrati assolutamente, e soprattutto ridurre l'uso di proteine animali. Allora questa è un'alternativa a volte alle proteine animali, anche se, ripeto, è una dieta che deve essere poi assistita, guidata da un professionista. Ma per dire, potremmo anche ci sono anche i superfood, vedo una frittata vegana, quindi comunque è favorevole anche a un'alimentazione, esatto, vegetale. Sì, assolutamente, ma queste ricette hanno la particolarità che si possono condividere col proprietario, quindi ecco. Il proprietario mangia la stessa cosa del proprio amico al quattro zone. Ma secondo lei è fattibile un tipo di alimentazione di questo tipo? Chi ha più cani, sì, diventa pazzo? Cioè, no, come possiamo semplificarla, allora, e renderla essere, più noi ci dobbiamo adattare, accessibile? Noi dobbiamo adattarci al cane, non il cane all'alimento. Questa è una cosa importante. Una volta stabilito la caratteristica del cane, le sue debolezze, sia da un punto di vista fisico, metabolico e psico-emozionale, si stabilirà se fare una dieta alimentare, diciamo, casalinga, però a questo punto deve essere fatta una dieta ad hoc, oppure ripiegare per un commerciale, però un commerciale che deve avere delle caratteristiche tali da più o meno da sembrare alla pari di un'alimentazione casalinga. Quindi dobbiamo essere molto selettivi sul tipo di commerciale, che non sono tutti uguali. Ripeto, ci sono delle situazioni, sono dei prodotti commerciali olistici, come cosiddette, che hanno delle caratteristiche molto buone anche dal punto di vista organolettico. Ovviamente sono poco conosciute perché non fanno parte del circuito dell'informazione scientifica veterinaria, quindi non saranno mai conosciute, e quindi vengono conosciute soprattutto col passaparola, oppure magari persone molto attente che frequentano particolari social dove questi prodotti vengono, diciamo, promossi, però difficilmente conosciuti nell'ambito della veterinaria. Alimenti no? Alimenti proprio pericolosissimi da escludere? Sicuramente avete sentito parlare classica cipolla, l'aglio per esempio, anche quello non è parzialmente vero, perché dipende sempre dalla quantità. L'aglio è importantissimo perché, oltre ad essere antibiotico, è ricco di zolfo che ci serve proprio per detossificare magari e tenere anche un po' a bada alcuni parassiti, però prese nelle dovute quantità non è tossico. Altri alimenti, per esempio le melanzane e i pomodori, ovviamente questi eviterei, soprattutto eviterei altri tipi di alimenti, che potrebbe essere il cioccolato. Si è detto per esempio dell'avocado, ecco, l'avocado anche quello è un falso mito, perché praticamente quello che fa male è la superficie esterna dell'avocado, ma non quella interna, la polpa la possono mangiare, quindi sono dei grassi eccezionali, ma quello che è esterno che è molto tossico, quindi quello, vedete, a volte sono dei falsi miti che passano nei social. Si tramandano, esatto. Abbiamo ancora proprio pochissimi minuti, visto che non mi chiamano la chiusura. Mi chiedeva una telespettatrice per mail: un cane con alitosi e tartaro, ha già fatto diversi trattamenti, ma la cosa, oltre ad essere
fastidiosa per chi ci convive, c'è cioè anche una problematica per esatto, il cane. Deve curare moltissimo lo stomaco, molto spesso è di reflusso gastroesofageo che l'acido sale su, brucia un pochino lo smalto e quindi aumenta la produzione di placca dentaria. Oggi c'è in commercio uno spazzolino a ultrasuoni che il proprietario può adoperare, basta solo applicarlo, quindi non deve spazzolare, deve applicarlo, deve poggiarlo attraverso una pasta, attraverso questi ultrasuoni all'inizio potrebbe essere un modo per prevenire poi la produzione di tartaro. Ecco, un'altra telespettatrice mi chiedeva, quando cambia marca di croccantini al gatto, il gatto va in dissenteria fortissima, tanto da essere proprio anche molto preoccupante. Perché ovviamente a volte noi non possiamo conoscere all'interno di quella miscela che c'è, ci potrebbero essere dei grassi oppure degli additivi, dei conservanti che danno fastidio alla parete intestinale, oppure potrebbe essere la natura di quella proteina che il gatto non tollera, quindi bisogna assecondare il gatto, quindi se in questo caso il gatto non lo tollera non bisogna insistere assolutamente. Siamo proprio alla fine, adesso mi sgrideranno perché invece la pubblicità me l'hanno chiamata, una telespettatrice che chiedo scusa, mi aveva già mandato la mail e ha richiamato, Francesca e Billy, che è un cane da Bari, dice vorrei chiedergli cosa consiglia per un cane meticcio di 10 anni con prostata ingrossata, con presenza di microcisti nella prostata, per una settimana è stato somministrato semi di zucca frullati, ho letto che Serenoa Repens e Uva Orsina sono utili in questo caso nell'uomo, ma non gliel'ho mai somministrate. Questo cane mangia cibo casalingo, carne cotta, verdura frullata, guscio d'uovo come integratore di calcio, olio di borragine al cambio di stagione. Ha appena acquistato l'olio di ribes nero ad uso umano perché vorrebbe dargli anche degli omega 3. Lui non digerisce bene quelli del pesce, dice di essere molto preoccupata. Il problema della prostata evidentemente si è creato nel tempo. Adesso questo non sappiamo se è sterilizzato o meno, ma penso che sarà stato sterilizzato. Allora, sicuramente non è stato sterilizzato. Allora, in questi casi il testosterone ha un ruolo importante nell'ipertrofia prostatica, quindi si potrebbe anche pensare di fare una sorta di sterilizzazione cosiddetta chirurgica, cioè senza eliminare i testicoli, ma si va a abbassare un attimo la quota di testosterone e nel frattempo va benissimo quel Repenoa Repens, si può associare anche il Reishi, che è un fungo molto importante che va molto bene per la prostata. Eviterei un eccesso di proteine animali, cioè eviterei di dare troppa carne e soprattutto andare a ripristinare tutta la flora intestinale, perché le disbiosi intestinali, l'infiammazione intestinale, dato che la prostata proprio sta sopra al colon, risente di una serie di fermentazioni. Quindi andrei a valutare molto l'alimentazione in questo cane, è molto importante l'alimentazione. Dottore, io la ringrazio tantissimo, ricordo qui con noi il dottor Alessandro Prota, esperto in medicina integrata veterinaria. Mi dispiace se non abbiamo potuto rispondere ad alcuni dei nostri telespettatori, però se volete avere un contatto con il dottore potrete chiamare tranquillamente da noi che saremo disposti a darvi una mano, ovviamente siete più bravi di tutti noi, nel senso che tra internet e i vari siti è facilmente reperibile e contattabile. Io dottore la ringrazio tantissimo, l'appuntamento avverrà fra non so ancora quando, ma sicuramente fra un mese o due cercheremo di essere di nuovo qui in studio a parlare di queste argomenti che patologie. Siamo anche aperti ovviamente, come dice il dottore, a proposte se avete tematiche che vi stanno a cuore che possiamo sviluppare qua in studio ben volentieri. Ringrazio anche i nostri telespettatori perché ci seguono sempre con molta attenzione nei confronti dei loro amici a quattro zampe e ne sono davvero molto molto contenta. Grazie dottore, grazie, arrivederci e buonanotte a tutti.